Qua è Cuj, ben ritrovati dal vostro Andrenink 91 su Yo-Kai Watch 3. Ora andiamo a fare la missione vera e propria. Le missioni vere e proprie. Eccola! Lo sapete che in Sushi non ho mai preso la bici per Nathan? Mentre per Luna l'ho guadagnata perché per puro caso ho visto come si faceva. Davvero una botta di fortuna con Luna, mentre con Nathan mai presa. E invece ora eccola qua. La pizzeria, entriamo. Ma scusate, Tony. Mamma mia, con tutto quello che poteva succedere. Salve. Uè, guaio, volevo dire, buongiorno, sono una pizza. Ma questa non è una pizzeria, che significa no pizza? Siamo un attimo in difficoltà, la pancetta non crocchia. La pancetta croccante è così fondamentale sulla pizza? Certo, senza pancetta che crocchia che pizza è? Che ci vuoi mettere l'ananas? Beh, se è così fissato con la pancetta dobbiamo renderla croccante, altrimenti non vorrà darci la pizza. E senza pizza non potremo aiutare quel poliziotto a tornare in servizio. Siamo negli Stati Uniti? Ci sarà uno yuca che rende croccante la pancetta? Mi sembra un'ipotesi molto azzardata. Un attimo. Ehi, c'è un American Yokai che si chiama Bacon Trito. Bacon Trito, Andrea. Bacon Trito, scusatemi. Per cui esiste davvero uno Yokai che fa esattamente ciò che ho appena detto? Passiamo oltre. Il posto preferito di Bacon Trito è da carni sopraffine al magazzino del mercato. Ok, allora. Andiamo al mercato a cercare Bacon Trito. E comunque sia, io ragazzi non lo so se si è fatto apposta o no, però il fatto che lui abbia detto che sull'ananas non ci mette la pizza, non mette l'ananas sopra la pizza, potrebbe essere una cosa che abbiamo tradotto noi italiani in questa maniera. Lo andrò a cercare in inglese e vedrò cosa dice, perché in inglese è già uscito il gioco, quindi vedrò cosa dice. A quanto pare no, fanno solo una battuta con mamma mia e il modo in cui parla Mario, tutto particolare, sapete, quindi è andata bene anche così, dai. In teoria dovremmo trovare Bacon Trito in questo posto. Ma dove? Dovresti saperlo che agli yokai piace cambiare forma, perciò se vedi qualcosa che ti sembra fuori posto, cerca con lo Yokai Watch. Già lo vedo da qui. Guarda come si muove quel pezzo di carne. Ma è una costata. Il bacon non si fa con la costata, ma con la pancetta vera e propria. Hai trovato Bacon Trito. Beh, scusa, ste bacon. Ehi, sembra tu abbia molta carne a fuoco, eh? Già. Mi servirebbe il tuo aiuto per una certa situazione. No, se vuoi il mio aiuto dovrai pagare un conto salato. Cosa? Una lotta a yokai? Non ci posso credere. Ed è tutto nuovo per me. Ok, lui diventa amico. Oh, finalmente lo spillo. Accidenti. Era ora. Vai, 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 vai. Furia zampettante. Oh, ha un'abilità che lo protegge. Gli piace l'hot dog? Curiamo, 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 curiamo! Sì, grande, appena in tempo! È così. Davvero appena in tempo, ragazzi. Proprio al limite era arrivato. Ah, stai friggendo come bacon in padella? Va bene, amici per la pelle? O dovrei dire per la cotenna? No, il bacon non si fa con la cotenna, neanche la pancetta. La cotenna, se la cuoci quando non è stagionato, si può mangiare. Ma quando è stagionato non fa tanto bene, Ve lo dico. Bacon Trito!
Perché lo so, perché lavoro in quel settore. Vuoi rinominare back, o meglio, ho lavorato in quel settore. Panzetto! Vedi però ogni tanto i soprannomi? Ecco qua, un nuovo amico. Per il momento comunque sia la squadra è questa, poi dopo la cambio, comunque sia. So come trovare alcuni yokai, quindi la cambio, però siamo a inizio del gioco, ragazzi. Datemi tempo. Ok, Tane Yokai. Tane Yokai? Esatto, è un'app che fornisce informazioni su dove trovare i vari yokai che si nascondono in giro per la città. Dagli un'occhiata quando hai un minuto. Non potevi parlarmene prima? Sei riuscito a stringere amicizia con Becontrito comunque, no? Va bene, andiamo a parlare col pizzaiolo. Giusto. Ma qui dentro la bici non si può usare, no? Che peccato. Oh, abbiamo una porta lì dietro, avete visto? Ah, però... Andiamo da Tonio pizzaiolo, yam. Ok, ora che abbiamo trovato Becontrito, che si fa? Fargli incantare pizzaiolo non mi sembra una grande idea. Arrostirebbe pizzaiolo, ma non avrebbe effetto sulla pancetta. Aspetta, Andrea. Percepisco un'aura molto forte qui. Dai un'occhiata con lo Yokai Watch. Un'aura qui? Ok, proviamo. Dov'è? Ah, è qui sul cartello. Sì. Hai trovato quiz cartello. Ma quello non è un quiz cartello? E ora che si fa? Oh, avanti, non dirmi che non te lo ricordi. Devi risolvere il quiz yokai scritto su quiz cartello. Se risponderai correttamente, apparirà il misterioso punto yokai. Ti piacerebbe fare il maestrino, eh? Smettila, lo faccio per te. La risposta a quiz è che è lo yokai che dovrei portare a punto yokai. E perché esattamente? Perché sì. Perché sì. Perché non lo so, ok? Ma di sicuro succederà qualcosa di fantastico. Quindi non sai neanche cosa. E poi te la prendi con me perché non mi ricordo? A me io mi ricordo le informazioni più importanti. Comunque non serve a nulla litigare. Sbrigati e risolvi il quiz. Cioè quello tu lo chiami litigare? Non era neanche una discussione. Dunque, tribù oscura sembra in collera. Sembra una fetta di bacon, chissà cos'è. Bacon tritto. Vediamo allora come funziona ora, dai. Io evo con lo yokai. Bene, giusto, è stata una passeggiata. Devo solo evocare Becondrito appunto yokai? Esattamente. Chiamiamolo. Coraggio, tocca a noi! Andiamo, Becontrito! Medaglia yokai attiva! Ecco a voi, Oscuro! Cattapontino! Sarà meglio spiegare la situazione a Becontrito e chiedergli se può rendere la pancetta bella croccante. Allora, guaio, qua c'è sta pizzaiolo che non c'ha la pancetta croccante, che fa Jim? Ok, ci aiuteresti, Becontrito? Che c'è? Potresti prendere croccante la pancetta su questa pizza? Croccante? Ma certo. Grazie. Mi scusi, ha già cucinato la pizza? Ma che? Ma che stia a dire? La pancetta è tutta gommosa e senza consistenza. E come? Sembra che Becontrito perda il suo potere quando si sente contrito. Che significa? Se non sei neanche in grado di fare questo, che yokai sei? Come hai detto? Pensate che sia inutile, eh? Vi faccio vedere io! La psicologia inversa funziona sempre. Sta facendo ciò che gli abbiamo chiesto? Lo spero davvero. Ma che diamine succede? Che è sto macille? La mangetta che tocca di all'improvviso? Volevo dire, mamma mia, che pancetta deliziosa! Vai in forno, yam! Mi hai ingannato, sei fritto! La mia povera gola, per favore. Uè, guaglio, è una pizza, cosa è pronta? Mamma mia, che pizza, questa pancetta da sleccarsi lì, buff!
Siamo venuti per la pizza del poliziotto. Ma no, Carmine, volevo dire, davvero. Mamma mia, non ci stiamo da perdere. Pronto, non lambe. Ma un pezzo la budget per voi. Perfetto, torniamo di corsa alla poliziotto prima che si raffreddi. Ha un profumo delizioso. Non è ancora te la mangi dopo tutta questa fatica? Non me la mangio di certo io. Ora per comprare la pizza grazie a Bacon Trito. Però sono un po' corto di denaro, quindi andiamo a portare questa pizza al guaglione. Allo poliziotto guaglione. Ecco qua la pizza che ha chiesto. Sento già l'odore della pancetta, ma è proprio la mia pizza? Potresti portarmi una pizza con pancetta prima che svenga dalla fame, please? Perfetto, ora puoi tornare al lavoro, per favore. Sei stato bravo, ragazzino. Mangio in fretta e vado. Gnam, gnam, gnam. Che maniere impeccabili. Anch'io voglio una pizza. Ah, mi sento rinato, reborn. Non c'è niente di meglio di una pizza quando si ha così fame. E dove hai trovato una pancetta così croccante? Sei un cittadino esemplare, ragazzino. Grazie a te posso tornare in servizio. Buon lavoro, agente. Grazie infinite. Chi avrebbe mai pensato che un ragazzino armato di pizza potesse contribuire a proteggere la sicurezza degli Stati Uniti? Ora non esagerare, Whisper. E la prima è fatta. Bam. Molto lieto. Andiamo a fare anche le altre due allora, dai. La prendiamo l'esfera grande, che dite? No. Oh, bambola di fuga, secondo premio, che è un po' inutile. Ora le altre missioni non mi ricordo dove si trovano. Bene, attivando la attivando l'obiettivo si può vedere dove andare a cercare questa missione. E sta qua sopra addirittura. Wow. Aspetta. Non mi ricordo di preciso questo, ma ah no, questo qua è per la pesca. Devo pescare 3 merluzzi, mi sembra. 3 pesci devo pescare. Codfish, merluzzo, codfish. Qui nel cacciatore della giungla abbiamo animali rari da tutto il mondo. Giurerei che il cacciatore della giungla c'era anche a Valdoro. E il proprietario assomiglia incredibilmente a quell'altro. Questa è la filiale di cacciatore della giungla. Qui puoi scambiare creature. Avete aperto una filiale negli Stati Uniti? Esatto. Così possiamo scambiare creature tra Valdoro e gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si può pescare molto e si catturano specie uniche. Fantastico, posso provarci? Oh no, mi sono dimenticato la canna da pesca quando ci siamo trasferiti. Nessun problema, te ne do una io. In cambio, ti andrebbe di pescare un boccalone per me? Che ne dici? Pensi di farcela? Certo. Lo sapevo, grazie ragazzino. Ecco, tieni la mia canna da pesca, trattala con cura. Ma in realtà è un codfish ci ha chiesto. Grazie. Perfetto, grazie mille. Voglio darti anche questa app. Collezione di creature. Collezione di creature? Sì, registra i pesci e gli animali. Tutte le specie animali. È indicato sulla mappa. Oh, giusto, portami il boccalone comune, non quello raro, grazie. Andiamo fino a pescare. Barabam. Passando qui dietro si va qui. E si arriva a fiume. Sì, qua. Vabbè, sappiamo pescarlo tutti quanti, no? Con Yoga Watch, dai. Andiamo avanti. Prima questo. Ottimo. Dai, vai, 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 ora, vai. Boccalone, ok. Ne peschiamo un altro, tanto per. Mi è scappato come? Perché non risponde touchscreen? Mo risponde! Prima no! Dannazione, ragazzi, dannazione. Comunque sia, abbiamo trovato un boccalone e quello ci serviva. Eccolo qua. Tua espressione invece che hai pescato un beccalone. Un boccalone, un beccalone. Mostra il boccalone. Perfetto, allora il pesce degli Stati Uniti è così speciale. Hai ottenuto 9 punti giungla per un boccalone comune. Punti giungla? Cosa sono? Oh, scusa, non te l'ho ancora spiegato, vero? Potrai portarci qualsiasi insetto o pesce che acchiapperai. In cambio non riceverai soldi, beh sì, PG, cioè punti giungla.
alla fine mi dà comunque sia delle sfere o degli oggetti da fusione e sono molto utili. Acchiappa la trota americana! Ma era un codfish. Molto lieto. Bene, attiviamo anche l'ultima missione. Un uomo incantato dalle scatole. Oh ragazzi, questo qui, questo signore, ci farà imparare ad aprire delle scatole chiuse come se fossimo dei ladri. Il che non è una bella cosa, se ci pensiamo. Però sarà molto utile per riuscire a completare alcuni punti chiave del gioco che sono molto utili e ci faranno trovare oggetti importanti. Si riceverà una bella punizione, ma prima devo allenarmi. Poi qui prenderemo lo yokai particolare. Non ci preoccupiamo per ora. Quando sarà il momento farò il video. Ecco, la sua casa si trova qui. Pronti? Signore! Salve, giovine! Salve! Giovine, mi sembra quanto curioso che vai cercando, eh? Sei proprio il tipo che mi aggrada? Già mi immagino le tue requiete falanci che aprono pacchetti e cofanetti. Riconosco un cultura di paccologia quando ne vedo uno, è indubbio. Sì, è probabile, forse hai ragione. Sei pervaso di curiosità, non è vero? Lo sapevo, puoi non crederci, ma verifica. Da oggi siamo migliori amici sotto il segno della paccologia. La paccologia? Questa storia non mi piace, va bene un po' di eccentricità, ma questo tipo... Per adorare questo incontro vorrei proporti un accordo. Su via, non c'è bisogno di inquietarsi, non è nulla di terrificante. Paolo Box? Paolo Borone, soltanto che c'eravamo. Perché vi ricordate quando c'era la Rai che conduceva il programma sui pacchetti, no? Ti esprimi davvero cultore di paccologia? Il nostro incontro era scritto nelle stelle. Questo accordo è estremamente confidenziale, intesi? Ma accomodati dentro, dove possiamo conferire in privato. Che modo di parlare alquanto arzigogolato. Cos'è tutta questa segretezza? Beh, andiamo almeno a sentire cosa da dirci. Boh, paradiso delle scatole. Non ha una grande attività lei, vero? Benvenuto nella mia umile abitazione, ho qualcosa per te. È una mappa del tesoro, l'affare inizia a stuzzicarti? Una mappa del tesoro, fantastico! Wow, è una vera mappa del tesoro. Puoi scommetterci, giovine. Sei impressionato, non è vero? Sì. Trova la X segnata sulla mappa. Sono le stelle, sanno cosa scoverai. Esamina l'angolo in basso a destra, vedi niente? Una X. Che c'è? Ma Andrea, non abbiamo già visto quel posto da qualche parte? Sì, Whisper. Ora che mi ci fai pensare, mi sembra familiare. Sapevo di poter confidare in te, giovine. Era in dubbio. Di questo passo auspico che troverai il tesoro celermente. Sappiamo già dov'è. Caccia al tesoro. Che cos'è? È l'app Caccia al tesoro. Se fatta app ti aggraderà molto durante la caccia al tesoro. Wow, saremo come i pirati che navigano per i sette mari in cerca del tesoro. Che similitudine sagace, mio caro amico ectoplasmico. Può vedermi? Giovine, perché stai esitando? Prendi la mappa e affrettati. Bene, sappiamo cosa fare. Io salto perché comunque sia lo so, poi voi magari quando giocate leggetevelo con calma. Aspetta, Andrea. Penso che il luogo sulla mappa del tesoro sia da qualche parte. Sia qui da qualche parte. Più facile di così. Diamo un'altra occhiata alla mappa. Non serve, Whisper, non serve. Giusto, perciò il tesoro dovrebbe trovarsi... Da qualche parte vicino a quella macchina verde. Andiamo, let's go! Qui ci vuole pennino perché... Allora... Tocca al momento giusto, quindi ora lo vedete. Pack sul rosso, premete. Dai, solo due.
e 3. Non ho premuto, oi. Fatto. Beh, questo era facile, dai. Molto facile. Il forziere si è aperto. La lampada. Salsiera raffinata, in effetti, una salsiera. Una lampada. Stupido. Wow, ecco il tesoro. Ce l'abbiamo fatta, Andrea. Ehi, hey, Whisper, sembra proprio una salsiera. A quanto pare sì. Che strano. Sembra comunque raffinata, guarda come splende. Andiamo da Paolo Box e facciamogliela vedere. Signor Paolo, ho trovato la sua salsiera che lei sicuramente non aveva nascosto lì. Ma proprio no, ma la sua casa sua è interessante. Ah, posso aprire, scavicchiare. E quanti pacchi. Vabbè, facciamo aperto. Salve, signor Box, abbiamo trovato un tesoro? Eccellente, il mio futuro per i talenti è inappuntabile. Cioè, non di meno, non è ancora tempo di oziare. In totale ci sono 20 mappe del tesoro. 20? Indi per cui si c'erano altri 19 tesori negli Stati Uniti. Azzarderei a affermare che bramate anche voi ciò che si c'è là fuori. Sì, non vedo l'ora. Perciò, miei cari amici, vi sarei grato se tornaste da me quando avrete scavato tutti i tesori. In cambio vi omaggerò di un dono speciale. Sarebbe? Non vi ho dato sapere fino a quel momento. D'Arcano è un elemento indissolubile della caccia al tesoro, non è vero? Lo si può vedere anche così. A presto, giovine, che gli astri ti siano propizi. Ebbene, con questo finiscono le tre storie chiave, le tre missioni chiave. Per andare avanti nella vera storia. Che faticaccia. Davvero una gran fatica. Bonus a ruota. Va bene. Era però, facciamo davvero vicini. Puoi continuare con la storia. Ah già. Che succede, Gna? Mi è appena tornata in mente una cosa. Mamma mi ha chiesto di passare all'ufficio di papà. Dove si trova, Gna? Fammi controllare il bigliettino che mi ha dato la mamma. Ce l'ho io, vediamo. Oh, sembra che l'ufficio di tuo padre sia proprio qui a riva del nord. Che coincidenza! Andiamo subito. Non appena avrò aggiornato il mio blog. Whisper, che stai facendo, Gna? Sto usando questa nuova app social, è così popolare di questi tempi. Capisco. Gna, Andrea, lasciamogli fare le sue cose. Sì, a dopo, Whisper. Oh, un attimo, non potresti aspettare 5 minuti? E infatti volevo proprio giocare con Luna io, sapete? Stavo per dire, ma perché non torniamo da Luna? E difatti è quello che intendo fare. Voglio proprio tornare a giocare con lei per andare avanti nell'altra storia. L'avrei fatto comunque, anche se non mi diceva nulla il gioco di fare l'intreccio storie. Allora, wow, mi scusi? Sì, abbiamo fatto cascare! È caduto tutto! Popcorn energetico, grande! Cavolo, ora mi dispiace. Aspetta, di là c'è Anacardia? Certo, perché no? Ecco Fiammocchio! Bene, Cucci, allora, questo video termina qui, se riesco a entrare. Bene, eccomi qui. Dunque, questo video termina qui. E io, come sempre, ovviamente, vi ringrazio per averlo seguito. Perché senza di voi a guardare video, che li faccio a fare, no? Come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono link per Twitter e Instagram. E andiamocene da Luna. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.